Vi saluto tutti con un affetto straordinario perché di questi 100 anni, 50 ne ho vissuti con molti di voi e con tanti altri fratelli e sorelle scout d'Italia e non solo. Non credo che vi meritiate tante microrelazioni stasera, ma direi qualche flash, qualche provocazione, qualche frammento di vita. Allora, se la frase di Don Giorgio, al quale va un ricordo straordinariamente grato, scautismo come dono di Dio per la società, la storia, la Chiesa del nostro tempo, è una frase vera, a maggior ragione per la vita, per la piccola storia di ciascuno di noi. Io nello scautismo ho ritrovato la fede, ho trovato la vocazione, ho trovato la strada, non verso il successo in senso ecclesiastico, ma la strada verso la felicità, la strada verso il senso della propria vita, verso la verità, la libertà. E allora questa piccola storia personale dentro la grande storia di salvezza è un incontro che si rinnova continuamente. Facciamo storia in questo senso, perché viviamo l'oggi ecclesiale che è l'oggi di Dio e l'oggi degli uomini. Dio è più vivo di noi, è più presente di noi, nonostante le nostre fatiche nel riconoscerlo. E se alziamo l'antenna nei confronti dei rumori, delle voci, dei segnali del tempo che viviamo, sembra di assistere spesso a dei match con le diverse tifoserie, pro e contro il Papa, pro e contro tutto. Mi piace citare il Cardinal Capovilla, morto qualche mese fa, poco prima di morire, ho avuto la fortuna di incontrarlo, centenario, lui che era stato segretario di Papa Giovanni e quindi ha vissuto da vicino l'idea del concilio e il suo attuarsi e poi la morte del Papa e poi comunque i decenni che sono seguiti, diceva meno di un anno fa: viviamo un momento stupendo della vita della Chiesa, momento di pausa e non tutti se ne accorgono. Ne siamo convinti? Questa è la prima domanda. Che clima respiriamo e facciamo nostro? Sono stati già fatti diversi accenni al cambiamento d'epoca, ma il cambiamento d'epoca porta necessariamente a un declino, a un degrado, a una nostalgia. Viviamo una fine, la fine di un regno, l'Occidente che mostra fino in fondo la sua agonia, o c'è un inizio dietro l'angolo? È importante cogliere le ragioni e le dinamiche di questo momento stupendo della vita della Chiesa senza isolare Papa Francesco come fenomeno da baraccone, come a volte fanno i mass media, con tifoserie pro o contro che siano. Non a caso il Cardinal Martini diceva qualche tempo fa che la Chiesa deve recuperare un gap di 200 anni rispetto alla storia. E adesso forse sta accelerando il passo. E noi ne sentiamo il fiatone. Perché, come è stato già accennato anche da Caposcout e Capoguida, sono altri i continenti che ci trasmettono una giovinezza che noi sembriamo aver smarrito. Ma il Concilio Vaticano II, voluto da quel vecchietto di Papa Giovanni, e quindi dallo Spirito Santo, che certamente gli ha suggerito una lettura sapiente del momento storico e del futuro del mondo e della Chiesa, contiene una dynamis, una forza, una dinamite che viene dalla parola di Dio straordinaria, che noi siamo chiamati a recepire. I papi che si sono susseguiti vanno letti in questa continuità. Io credo che il Concilio si stia attuando progressivamente grazie all'ecclesiologia di Paolo VI, all'antropologia di Giovanni Paolo II, il Papa dei diritti umani, della visione dell'uomo e della donna, la ricentratura cristologica di Papa Benedetto e ora la traduzione di tutto questo, senza niente di sconvolgente e di nuovo, in un linguaggio, in una prassi spirituale e pastorale che dia corpo a queste intuizioni. Questo sta facendo Papa Francesco e questo è anche il punto d'arrivo dei tentativi della Chiesa italiana. Nei decenni del post-concilio le parole d'ordine che abbiamo respirato in tanti convegni, in tanti documenti che abbiamo cercato di vivere anche in associazione, che parabola hanno disegnato? Si è cominciato da evangelizzazione e promozione umana, riconciliazione
tra i cristiani per essere presenti nella comunità degli uomini. Erano gli anni del grande dibattito, se non della grande guerra, tra Azione Cattolica e Comunione e Liberazione, e noi lì un po' in mezzo a cercare di capire chi eravamo. E poi gli anni di comunicare il Vangelo in un mondo che... evangelizzazione e testimonianza della carità, comunicare il Vangelo fino a educare alla vita buona del Vangelo. Un progressivo zoom, notate, da ciò che sempre è stato la Chiesa, parola di Dio, sacramenti e carità, i suoi rapporti interni, questo zoom arriva sulla comunicazione, sull'educazione, sull'umano. Sì, perché le idee madri che ritornano e diventano sempre più attuali sono queste. L'ascolto della parola. Oggi abbiamo ascoltato una meditazione che ha attinto dalla parola, anche se poi ha approfondito sotto tanti altri aspetti, ma noi abbiamo una grande tradizione di rapporto con la parola. Permettetemi di dirla con una battuta. Non bastano i campi Bibbia, ci vuole la vita Vangelo. Non basta avere degli specialisti straordinari che hanno dato un contributo importante a chi ne ha goduto, ma rischiando di fare una nicchia. Anche l'associazione, come la Chiesa italiana, come la Chiesa universale, si è ammalata talvolta di specializzazioni, di settori, di branchismo, chiamatelo come volete, forse di spazi, di controllo degli spazi, piuttosto che di attivazione di processi vitali. E la parola di Dio, invece, è il seme vitale, che chiede di incarnarsi attraverso un sapiente discernimento. Cardinal Bagnasco ci ha richiamato molto a quello personale, ma c'è quello comunitario, ci ha richiamato a quello spirituale, ma subito poi c'è anche quello pratico, della storia, della politica, della realtà. Attraverso una logica di incarnazione progressiva, non di una morale, ma di una vita che scorre. E qui il grande tema che ha fatto faticare in questi decenni Chiesa e aggregazioni, tutti coloro che hanno a cuore soprattutto l'annuncio e l'educazione, è quello di come integrare fede e vita. Già Paolo VI, nell'Evangelii Nuntiandi, diceva: il dramma del nostro tempo è la frattura tra fede e cultura, cioè tra fede e vita. Che bella la domenica, che bella la messa al campo, che bello il momento di preghiera, ma la vita è un'altra cosa. I criteri di giudizio, i criteri di azione non diventano spirituali, cioè figli della parola e dell'incontro col Signore. Perché? Forse proprio perché non siamo mai arrivati abbastanza in fondo. In fondo significa tante cose, la profondità, ma significa anche alla frutta. Accettare che sia il momento difficile, il momento della crisi, quello che ci fa fare verità. E lì si riscopre il primato dell'evangelizzazione. Altra piccola provocazione: io ho vissuto le stagioni del PUC, del Sentiero Fede, ma non avremmo parlato troppo di catechesi e poco di evangelizzazione in questi decenni? Avremmo fatto poca esperienza di una parola talmente viva che si trasmette appunto per irradiazione, per contagio, che è pronta lì nel cuore per essere raccontata non solo ai ragazzi nella catechesi organizzata, ma a chiunque negli incontri della nostra vita? E arrivo all'ultimo aspetto di questa prima provocazione. Il Papa ci parla spesso di Chiesa in uscita. L'immagine della strada è quanto mai frequente nella sua predicazione. Dovremmo essere strafelici, sentire che la spiritualità della strada acquista diritto di cittadinanza nel magistero più alto della Chiesa. Si impongono però davvero a cattolici e cittadini, a tutti, le esigenze della strada declinata secondo queste tre parole. Una è stata citata anche prima: esodo, sinodo e metodo. Noi siamo gli specialisti del metodo, sono tre parole che contengono la parola strada, odos, la strada attraverso cui arrivare a, metodo, ma è la strada fatta insieme, sinodo, ma è la strada in uscita da noi stessi, dalle consuetudini, dalle abitudini, dai formalismi. Perdonatemi, a volte ho la sensazione che ci stiamo incartando in una maniera fantastica. E dobbiamo rifare questo esodo da ciò che ci incarta. La nostra partecipazione ecclesiale
deve scrollarsi di dosso alcune superficiali lamentele autoreferenziali. Pensateci anche nei lavori di gruppo, che sotto sotto sono stati pensati giustamente, guardando la comunità capi, la sua vita, ma è tutto dentro qui? Un piede dentro, un piede fuori. Non per lamentarci di ciò che accade fuori, per non guardare quello che ci succede dentro, ma non siamo degli estranei alla vita della Chiesa quando non vestiamo l'uniforme. Per risvegliare dunque un protagonismo laicale, vocazionale, ora sicuramente gli altri che parleranno ci daranno i loro input preziosissimi, perché vengono anche più dall'esterno dell'associazione, ma senza questo protagonismo laicale e vocazionale nemmeno lo scautismo cattolico credo avrà grande futuro. Se invece faremo ancora la fatica di stare sulla soglia della vita della Chiesa, sapendo attingere al cuore dell'esperienza cristiana, chi è che va in periferia, chi è che va ad esplorare, chi siamo più sicuri che sia in grado di tornare, chi ha più chiara la sua identità, chi ha le radici ben piantate. Allora sì che questo movimento di sistole e diastole, di concentrazione sul monte e di dispersione nella pianura, ci renderà vivi. Sono alcune pennellate, poi su queste torneremo insieme.